Ok, una LMP2, abbiamo un motore spec che viene da Gibson, tutti le LMP2 hanno lo stesso motore e dopo telai sono possibile fare, prendere diversi telai sia da Lara, sia Oreca, che siamo noi, sia Lille, e quindi il team fanno la scelta e in funzione di quello se procede. Questo motore che okay, messo sul posteriore è ovviamente una macchina con abbastanza cavalli, circa 600 cavalli, ha sistema di controllo di trazione e anche parametri, per esempio se possono cambiare mappe di pedale del motore, se possono cambiare il controllo di trazione, il power assisting, quindi la direzione assistita, e anche tipo parametri d'assetto come una vettura GP2 o indicato. E qua stiamo facendo 312, ovviamente in funzione l'ala viene un po' scelta non solo la velocità punta, ma anche dobbiamo fare le lesbo e ascari, quindi si prende più ala fai meglio le curve veloce, si prende un po' di meno ala vai un pelino più forte sul dritto. Ma sì, facciamo 312. Anche abbiamo fatto 315 in scia oggi, quindi non male. Allora, il weekend viene preparato per la parte meccanica. I meccanici quando arrivano in officina smontano tutta la macchina del weekend precedente e fanno tipo controlli di crack check, mandano ammortizzatori a revisare, mandano dei pezzi a essere revisionati. Noi della parte ingegneristica analizziamo il weekend prima, vedere le cose che si devono migliorare, le cose che non hanno andato così bene. E con le informazioni che abbiamo dell'anno prima tentiamo di fare un pre-evento, una preparazione di, per esempio, sia strategia, fuel consumption, quanto benzina stiamo usando per giro, e il pit stop, tipo quanti giri possiamo fare con un riservatorio di benzina, quali sono il pit window, se interessa fare lift and coast o andare sempre, diciamo, forte. Quello a livello strategia, tipo full course gelo, facciamo box, non facciamo, quelle cose lì. Quindi quella è una preparazione a livello strategia. Dopo c'è la preparazione assetto, che ovviamente si guarda l'assetto che hai guidato l'anno prima e l'assetto che hai questo anno e che vedi se tipo va bene o non va bene. E anche c'è una preparazione pilota, perché diciamo che questi piloti di endurance devono essere un po' anche meccanici sulla macchina. Non è solo come un Formula 3 o un Formula 2 che andare sempre forte, qua interessa anche curare le gomme, ci sono certe procedure al pit stop che loro devono fare sul volante, quindi anche il pilota ha una certa preparazione, quindi diciamo l'ingegnere deve curare sia la parte meccanica sia la parte puramente ingegneristica d'assetto, sia il pilota e ovviamente dopo gestire la macchina in pista. Il simulatore è un'altra ferramenta, diciamo che sia l'ingegnere è dentro del suo computer, no? E puoi avere tipo ferramenti di calcolo, ovviamente per fare calcolo d'altezza, lateral load transfer, rollio, così. E dopo ci sono altre ferramenta che aiutano a migliorare, che sono simulazione e soprattutto il simulatore. Ovviamente un team che può lavorare dentro un simulatore ha la possibilità di fare coaching al pilota, di provare assetti e valutare soluzioni prima di arrivare in pista, ovviamente.